dico io, dici tu. Ah, io. Buon ciao a you, benvenuti a Buongiorno, tutti. sono Dal vostro Maracinese. Maracinese. Vai. Che cosa? Benvenuti a questo nuovo Ho video perso. negli sboosting del giovedì, dove vedremo un sacco di arretrati, proprio tantissimi arretrati. Benvenuti dal nonno, da Fra, dal cameraman, El Savio. Salve a tutti. Allora, tutti. Sarà la tua di apertura e di chiusura di tutto. E niente, come avevo detto, oggi andiamo a vedere un sacco di arretrati, Sì, però prima di tutto questo. nelle spalle abbiamo un po' di spoiler per dire Eh domani. sì, del video. Sì. Tutto il video così. Prima di andare a sbustare quello che troveremo, sbustare le cazzarelle di nuovo. Coldino, con Allora, le ecco, scontato. mi hai fregato. Prima di iniziare l'unboxing di tanti fumetti, molte cose molto interessanti, guardate il video o supportateci. Come? Guardando il video in primis, se Magari possibile, per intero, lasciate acceso, così la mettete visualizzazione. anche la vostra nonna e lasciate scorrere la playlist. Cos'è il mondo? Poi mettete like, iscrivetevi al canale, in descrizione trovate il PayPal e l'IBAN mie di Fra per Non si sa donazione. mai, Poi se donazioni. continuate a donare usiamo anche quello di Savio, fate più, mettiamo gente a far Non si sa mangiare. mai. Andiamo. Carte oro, tutto, va bene Va tutto. Ah, che buoni Amazon, ma non bene tutto. Tanto poi li pure il convertiamo, quindi un rumanino. panino la può fare. Ok, detto questo, Ricordate di attivare la campanellina, se no mi arrivano le notifiche. bravissimo, Importantissimo. E di importante seguirmi su Instagram. campanellino. Fra le Fra le righe, fra storie. No, le fra le storie, fra i righe è quello di video. codici, fra i giochi e la Ok, clandestina. a posto. Ta-da. Richiestissimo il 98 della celebrazione dei 100 volumi. Dei mille capitoli, Dici principalmente. Questo sì, 1000, sì, dei mille lords. ok. Però è Road 200. Eh sì, però loro non hanno considerato che in realtà quello che stanno Perché premiando è sono i mille 1000, che capitoli. però c'è Non, 99, però poi il esatto. 100 sarà sempre Sarebbe stato figo speciale. farlo in mezzo, cioè tutte e due, lei devono fare un volume, mamma mia, cioè doveva Sì. essere. Adesso arrivati tantissimi, non vi Comunque è faccio uno vedere. spettacolo, One Piece, Sì, il libro più venduto in Italia. non vi faccio vedere le altre quantità, però ne sono arrivate In tantissime. Francia. Vai, dillo, poi dico Ma una curiosità. non sottovalutate la quantità perché le vendiamo e le vengono a prendere veramente a chili. Perciò, il prima possibile, prendetevi 98, tirate 99 e li unite. E poi per il 100 ci vediamo nel 2022. Piccola curiosità, il fatto che qui siamo arrivati al primo posto in Italia con i libri, con il manga di One Piece, E al terzo c'era alle Dragon Dragon Ball, Ball. era Beh, successo anche in Francia, e tanto che in ok. Francia Macron ha fatto un'intervista con tutte le statue, quelle enormi di One Che Piece, quelle grosse da figo. 1000 e Sì, passa sì, 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 sì. euro, per celebrare il fatto che i manga stanno Oh, avendo un Macron. successo, sì, esagerato. Buono, questa è stata una Questa è una cosa buona cosa. molto bella, proprio per, non solo per questa realtà, ma proprio per la mentalità che sta cambiando riguardo Sì, a la tanti cultura hobby, del che manga principalmente. poi dietro c'è un lavoro e una passione esagerata. Vabbè, è arrivato questo numero uno che è da buttare. Eh sì, no, te l'ho È detto che non proprio dico. Buttato. buttato. Si Poi serviva la trancia carta, che si chiama quella. no, No. sì. Dentro, se li No, metti lì. ma qua questo non è proprio brutto, il problema è che c'è un puntino bianco Vieni qua. vicino, ce l'ho, Quindi, vieni su prego, fumetti prego. ormai. C'è questo puntino Dalla bianco con le carta, zampe. dalla Sì. stampa. Questa è errata corrige. La potete vendere su Facebook o su eBay a 3.000 euro in più. Vi raccomando, venitevela a prendere. Poi mi metto io, ciao. Poi mi metto io a fare i puntini bianchi. Questo è un problema. Questa Quale? non è una stampa. Ma questa è la spiegazzatura. Il numero 4 di Monster Oddio, che con una inquietantissima bambina. ce l'ho qua mia. Poi, Alla mamma mia. bello, Wotaku Love is Hard for Otaku. Questo è molto interessante. A me piace Lo stile. sì, lo stile proprio della sovracoperta, perché proprio a cartone levigato si sente fighissimo. Come si può dire?
Attore dedicato, no? Sì, vabbè. Lavorato, è comunque bello, sì, ricamato, nel sì, senso non è. È proprio figo. Dimmi. E poi troviamo ancora Batman Death Metal, i Dream Theater, ragazzi. Che cos'è? No, questo. Ah! Ah, ok. Vabbè, era rimasto un po'. Che figo! Sì, ho capito. No, allora, figo è figo. Però io non credo che doveva essere così. No, ma mica è sporco, no? Quello se lo lavi se ne viene. No, ma ci dopo le piedi. No, ma ci dopo proprio le impronte. Qui, sì, qui c'è la pigazzatura di della stessa, dello sodore che avevo la carta. C'è veramente. Proprio un manicomio. No, io questo lo do regalo, cioè in omaggio a uno che ha comprato un fumetto a 30 euro. Voi Panini, voi pure Santa Presso, Manicomics, chiunque, no, Panini non c'è da dire, questo. Infatti, però è Manicomics, secondo me è Panini. Sì, è Panini. Sì, è perché è stato mandato, capito? Loro sì, è stato loro mandato. Lo producono, però se lo fai così... Non lo mandare. Fumetto numero uno. Perché poi ci ha mandato... No, qua mi ha già sfugato. Oh, ci ha mandato il volume settimana scorsa, oh. E poi dopo una settimana la litografia, già questo è sbagliato perché dovrebbe essere inserito dentro il fumetto. Io mo dopo una settimana gli dico al cliente, uè guarda è arrivato, ho capito ma sei da prima in bagno, mi dice il cliente, giustamente che sia. Così ti riferisce il cliente. Secondo me, no, me, il cliente a me. Sì, no, era una citazione. Vabbè, poi devo fare tempere cravi. Ah raga, minzi che mi sono scordato, app 18. Al 100% abbiamo... Per i fumetti, non per i case di Yugi o per le mensole di... No, per la cultura che sta sotto forma in questo negozio di libri analogamente sono fumetti, però anche i libri romanzi. C'è chi legge le carte, ciò... questo non lo mettiamo in dubbio. Però conosciamo qualcuno che le ha letti tutti. A tutti i raccoglitori letti. Perciò abbiamo l'app 18, abbiamo il POS, sì, loro due più il Supremo fanno le consegne a domicilio su tutto il territorio, zona bianca, verde e non rosso, no, sono anche gialla, anche possiamo arrivare anche a quella gialla, solo che a gialla si paga 18 anziché 18 anni. Perché 18. Abbiamo il problema che se dovessimo essere contagiati dobbiamo... E niente, no, solo quello che volevo dire. Ritorniamo ai nostri stampi, tu quello che tu. Vai Akira e poi i cofanetti di Attack on Titan, sia il primo che il secondo, che a ottobre uscirà il terzo cofanetto. Piano piano a manini si muoverà. Tu che hai? Tutte le tre. Ok, continuiamo con la Akira numero 1. Sì, comunque siamo molto misti, pure io ho la stessa roba che stai uscendo. Poi Berserk, vediamo se ci dà qualche numero interessante di Berserk. Interessante nel senso che manca la ristampa da un po' di tempo. Ria numero 6. Akamika Kill numero 13. Another Monster. Che mai visto? Ci manca la scritta Another. Eh sì, non so. No. Qua ci deve essere la scritta ma è un errore sì, di stampa. Di stampa in generale. Sì. Su tutti i volumi, no? Sì, sì. Ah, ok, proprio scordato. Non vi preoccupate, non è un problema. Quello è il minimo. Ma cosa deve fare? Lavorate, direi quando poi. Oh vabbè, continuiamo con la Kamega Kill, la Kamega Kill, bello, Mungulus numero 1. A Kamega Kill. Il numero 15. Sì, apposta, sì. Ah, giusto. Sì. Hai ragione. Johnny. E poi vai, caccia. Ah, no, io poi c'ho la grande richiesta. Sempre. Bond Witch, nuovo fumetto di Dieter Kubo. Non giudicate il libro dalla copertina. Ancora un altro Bond Witch. Ok. Guarda che uno è mio. Che non l'ho preso. Ah, è vero, tu non ce l'hai più. Eh no, io ho dato... Io sfavo i clienti. No, per l'amico. Vabbè, no, ma tu te ne hai ripreso. Ti è arrivato per la costa la notte. Sì, no, proprio distrutto. Cioè, proprio rovinata, purtroppo. Seraph of the End 12, okay. Attacco dei Giganti 11, Fire Force 1. Questa è la buona ristampa, perché era già ritornata disponibile, ma sta tornando ancora perché finisce come il pane. Death Note 11, numero 47 di Naruto. Il libro della terra di Naruto. Si rispettano un po' di qua, così io finisco questo lato che mi devo andare dietro.
Sì, io tutto come manca. Vai, vai, vai. Mi manca di manga. Ah, Fire Force 1 e 1 ancora. Ancora Fire Force. Un po' di Takehiko Inoue con Real, Vagabond. Qua abbiamo due volumi di Evangelion, ma ci manca il 2. E tra un po' ci mancherà anche l'1, purtroppo. Spike Family, questa è una novità, però è arrivata già ieri. L'attacco dei giganti, numero 10, Death Note 8, Naruto 26, Real numero 1. La ragazza di Bambare che sta acquistando tanti feedback positivi di Asano, e rimane per te. Oh, Fire Force. Spike Family 2, che ci mancava, sì. Sì. Fire Force 3, bloccato. Berserk 15, Kirita, no, non era quello, il 16 e 17, vero? Sì. Naruto 18, Death Note 11, Jujutsu Kaisen 7 e Boruto 3. Jujutsu Kaisen 7 però mi sa che era disponibile. Sì, purtroppo sì. Poi Real 8, che ritorna con questa bellissima sovracoperta. Ancora Burn the Witch. Black Butler e Death Note. Un altro Spike Family 2. Oh, un Bungo Stray Dogs. Ma che te lo facendo l'anime? Mi sono solo chiedendo tutti. Ma questo è finto. È finto? Sì, è finto. Non tutti i questi stampati. Ah, ok. Fire Force numero 4 e numero 2. L'altro Bungo Stray Dogs numero 5. Killer Inside numero 1. Fire Force 9. Vagabond 5. Bungo Stray Dogs 5, One Punch Man 8 e il 12 di Akamaki e Lost Girl di Attacco dei Giganti. Poi abbiamo Seraph the End 4 e 1 e Slam Dunk 8. Come 8 e 3? Beh, 3 e 3. Sì, 3. No, pensavo che stavi... Poi c'è qualcosa di strano. Che cosa? Un po' di Naruto? Un sacco di Naruto 1. Un grande sacco, ritorno. Vabbè, una decina. Due giorni sono già finiti. Vabbè, quello sì. Quello sì. Platinum End 1, che non si rassegnano ancora a cambiare la copertina, così no, evitano di fare nuove stampe. Death Note 2, Death Note 1, Fire Force 7, Death Note 12, Spike Family 3. Questo lo accettare. Si vede tutto, Ottavio? Un sacco. Ah, bel ritorno! Questo è un bel ritorno. Questo è un bel ritorno. Che cos'è? L'attacco dei giganti 29. Ah, il 29, un bel ritorno, sì. Eh. Mancava da un po', ma manca il 30. Qua sì. Abbiamo Jujutsu 9, 10 e 7 e poi Spex Family che è arrivato ieri, come stavo dicendo giustamente, però noi ne prendiamo sempre qualcuno in più che non si sa. Altri Death Note è Fire Force. La saga di Freezer, veramente? Sì, il numero 2. Ah, ok. No, vabbè, comunque, senza dirlo. La saga di Frieza. Vai. Ok. E qua si. Ok. Devo prendere altri fumetti. Black Clover. Continuiamo con Death Note numero 1 e 9. Full Metal Alchemist 21. Fire Force 5 e 8. My Hero Academia 4. Fire Force 3, sta uscendo il cartone animato sulla... sulla media 7 nel cover 2 ci sta anche 2. Oggi abbiamo praticamente Jujutsu Kaisen 9, questo non si è mancato. Sì, l'ho letto prima io. L'uno di Fire, l'avevi già trovato. Sì, sì. Il 10. Un altro 29. Demo Slayer che è uscito ieri. Demo Slayer, fumetti, un po' di Seraph of Dead, un po' di Black Panther. Allora, fumetti che ci stanno richiedendo tantissimo e poi qualcosa che la Panini ogni tanto fa ritornare. Poi ci è arrivato Marea Infernali, che è il nuovo volume di Dungeon Dragon, okay, bellissimo, della Wizard Panini Comics.
Poi Batman Death Metal, la versione metal. Sposto di qua. La versione Terminator. Un altro Guardiani Infernali. Poi Savage Avengers come arriva apposta. È il primo volume con raccolta le prime storie di questa banda di criminali, proprio la banda di criminali. Il nuovo Mastervo su Daredevil, di nascita. Spiro Reborn. Vero. Sì. Ecco, questo è nuovo. È giapponese. Questo è il nuovo che sembravano là. Che questo è quello che non sono eroi. Boh, ma c'hai il Fortnite, c'hai il punto zero, c'hai, c'hai. Ce li ho tutti. Qua sono tutti i sei volumi. Sì. Poi ci sono i Guardiani della Galassia, Avenger Cosmici. Mamma, i super... Star Wars Omnibus. Una volta una lontana galassia. E poi Jason, vedi come sono disegnati, ci sembra proprio quelli del film, cioè sembrano proprio, sono proprio gli attori di inizio, questo è un po'. Vabbè, sì. Un pezzone come quello di Batman. Sì, di Batman Eterno. E poi che ha richiesto un V per vendetta. Di sì. Prenderò e leggerò. Black Label. E ti vedi anche il film. O no? Sì. E niente. Bello. Vediamo più una palla, ma è tutta grossa. La comics. Un sacco di roba comunque. Sì, che poi penso così. Sembra poco. Beh, vabbè, perché non crei le pile. Che figo. Oh, ne ho presi tanti solo per voi. E solo qua. Pure. Comunque, non c'è bisogno di fare speculazione, perché per essere stato il più venduto in Italia, le copie saranno miliardi. Se volete ve lo do io 15 euro, non lo firmo. Grazie mille a tutti, la visione. La doppia firma, 35. Tripla. 34. Ha arrivato Nero. Al terzo. Grazie mille a tutti per la visione. Ci vediamo al prossimo video. Mamma mia, che caldo. Bella voglio.